prima tappa 2015 per il campionato F2 Italian Formula Trophy, destinazione Monza. Un weekend internazionale grazie all'arrivo di tantissimi piloti, tra questi molti stranieri. Monza's good. Ma gli eroi di casa nostra non si fanno certo intimorire. Infatti la confusione regna sovrana già dal principio. Papa Leo nelle libere rimane senza benzina, vi basti sapere che Carletto ha rischiato la ghigliottina. Terrini si presenta senza la monoposto e il buon Maggiulli, leggermente confuso, vorrebbe prestargli la sua Smart per la pista. Del resto, ci verrebbe da dire, che differenza fa? Belli, convinti e forse senza speranza, si palesano anche Longhi e Viero in versione gemelle Kessler. Mentre Lattanzi, abbigliato come un Cumenda, perde il motore e si ritira. Il box 46 di Alcidi e Bracalente viene soprannominato il profumo della vita. Del resto qui l'ottimismo non è di casa. L'ottimismo vola! Inizia finalmente gara 1. Poi la gara è un'altra musica. Perego perde una gomma ed è fuori dai giochi. Il buon Nicelli dal piede pesante supera il limite di velocità nei box. Cesetti e Viero, girandosi come se non ci fosse un domani, sperano di non aver ereditato l'imprinting maggiulliano. Dal canto suo, Giamma viene sorpassato da Longhi, perciò, forse per educazione, saluta il compagno di avventure. Sul finire della gara, il nostro Pitorri rimane senza freni e... Peggio di così non si può fare. Così termina gara 1. Il podio tutto italiano è formato dal nostro azzurro in prima posizione, seguito dall'ex imbattuto Longhi, mentre al terzo posto, udite udite, per la prima volta stupisce Maggiulli. Per l'emozione l'amico Papaleo lo intervista. Voci di corridoio narrano che Maggiulli stia ancora gongolando nei box. Il podio straniero vede un fantastico pilota in prima posizione, il malesiano Nandy, che ha lasciato tutti davvero a bocca asciutta. Seguito in seconda posizione da Hoha per gli amici Hoha Hola. Chiude il podio di gara 1 lo svizzero Thomas Hamburg. Altro giorno, altra corsa. Sono botte da Orbi e in gara 2 i nostri piloti cadono come birilli. Il secondo partente in griglia, Tobler, viene assalito e fatto fuori dai gnoti all'inizio della gara. Seguito a sua volta da Maggiulli, l'uomo del motto, se sei incerto, tieni aperto. Forse ha tenuto troppo aperto. Pare comunque che non sia buono neanche con il simuletto. C'è chi si diverte saltando cordoli come Venica e chi come Papa Leo si esibisce in strabilianti tritissimi. Nicelli, per non essere da meno, tamponna Zanasi e prende il volo. Nel frattempo Nicola Ughi, accovacciato come una gallina, scatta foto come un ossesso. Termina finalmente anche gara 2. In prima posizione sul podio F2 il vincitore assoluto Marco Zanasi, seguito dal grande Longhi e dall'incredibile new entry veronesi. Il podio internazionale rivede il mitico Nandy in prima posizione, subito dopo di lui ancora una volta Hoha e al terzo posto Vex. Che dire, la stagione è iniziata con il botto. Vi aspettiamo il 2 e il 3 maggio per la seconda tappa di campionato. Sicuramente anche Vallelunga non ci deluderà. Ci vediamo a casa la prossima volta a Vallelunga. Ciao a tutti da casa. Sapevo che il motorsport era un mondo di pazzi, ma così no.